Cioè, in un paese completamente rincoglionito dal grillismo, oggi fa ridere. Ma invece per me esistono figure prestigiose, Eni, poligrafico dello Stato, Rai, eccetera, di ministri della Repubblica, di sottosegretari di Stato e alti dirigenti statali. E me coglioni, che uno deve andare in galera per questo, scusa. Ferrara, non ho capito. Per favore. Cose su c'era anche Ferrara che ha una lista sua, non so se anche io, lì c'era stata una promessa di accordo. Mentre voi vi battevate sulle vostre trincee, basta per la precisione. No cazzo, se mi interpellano devo rispondere. Ma io poteva distrarsi. Poteva distrarsi. Era un topo del format. Ma volete trasformare questa riunione in un cesso? No. Io sono d'accordo, però poi... Allora, no, ma questo diciamo è quello che è successo. No, 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 però dilla tutta però, tu da Milano, vediamo se io quello ma io lo so chi l'ha cambiato. L'hanno cambiato Bazzoli e Gerossi, lo sappiamo tutti. E ci hanno messo Ferruccio Del Porto. Ci fu che cazzo è stato a dire? Ascolta, ci fu quello che succede. Chiedo scusa. No, il servizio. No, sto parlando. Poi alla fine quando finisco di parlare io. No, voglio sapere se il servizio della Sette che hai andato in onda era un servizio. Voglio solo sapere cosa è successo. No, non voglio andare via. E rompa i coglioni. Sì, e tu non ti devi permettere di mettermi a tacere. Hai capito? Non ti devi permettere. Hai finito? E se io ho una hai cosa finito? Da dire me hai la finito? Hai capito? Tutti ed è l'ultima volta che metto piede in questo cesso dove si fanno pettegolezzi del cazzo. Chiaro? Ma puoi andare anche adesso. No, allora... non vado, sto qua a rompere i coglioni. Allora, lei prima ricordava che quel No, ipocrita sarei tu. Ma dai, su, parlaci di Montezemolo invece di parlare di Bisignani. Forza, di tutta la tua carriera con Berlusconi e con Talak Ben Ammar. Ma a chi vuoi far credere di essere l'arbitro dell'etica giornalistica italiana? Ma che cosa sei? Ma fammi il piacere. Ma fai favore, dai. Ma fammi il piacere. Personalmente Talak Ben Ammar non l'ho mai avuto. Stiamo raccontando delle cose. L'unico mistero del caso Moro, notoriamente, è la seduta spiritica in cui Prodi... è certo che ride, ma no. È l'unico mistero allora, non è l'unico mistero. È stato ucciso dalle Brigate Rosse, tenuto dalla Viva Nera che ha raccontato tutta la sua storia. È stato tenuto nel centro di Roma in diversi COVID, poi è stato ucciso Le nostre strade sono costruite di schifo perché non si facevano, ma non fare demagogia per avere un po' d'opinione pubblica. No, no, scusate, è la verità. Si sta parlando di cose, ma che volete rompere le palle ai partiti della prima Repubblica? Craxi era un altro che insomma se ne andò da Rafael. Uno è andato e in esilio, sì, da Rafael. Uno è finito in esilio, fottuto da Di Pietro, non so se mi spiego, vero? Abbiamo visto poi la caratura politica del personaggio.